dobbiamo mostrare questo secondo criterio di esattezza. Quindi, cosa dobbiamo fare? Allora, partiamo da x con 0. Qui abbiamo il nostro aperto stellato. Allora, io voglio arrivare a x. Cosa so? Che l'aperto è stellato, quindi ci posso andare dritto per dritto. Qual è l'equazione, la parametrizzazione del segmento che parte da x con 0 e arriva fino a x? È x con 0 più t volte x meno t. T appartiene a 0, 1. Oh, guardate, famoso 0 per indicare il punto particolare, io lo metto, c'è stato un periodo lo mettevo in basso, poi lo mettevo in alto perché se no si confonde con le coordinate, ora lo rimetto stesso in basso, tanto le coordinate vanno da 1 a n, quindi 0 non si può confondere con una coordinata. Quando metto lo 0, pure che lo metto in basso, significa un punto fissato, ma un vettore. Se ci metto x con i è la coordinata iesima, oppure metto x0 tra parentesi i, per dire la coordinata iesima di x con 0. Quindi su questo non ci si può sbagliare. Allora, vedete che quando t è uguale a 0 sto in x con 0, quando t è uguale a 1 sono arrivato a x. E il verso è quello giusto. Ok? Oppure se preferite tx più 1 meno t x con 0, la stessa cosa. Questa ormai è una parametrizzazione che abbiamo visto più volte. Allora, io vado a definire f di x come l'integrale esteso a φ di omega. Scusate, a sigma x con 0 x. Vabbè, nel senso di quella φ là. Vabbè, quindi non avevo scritto. Quindi chi è? È la somma, me la fate portare direttamente per j che va da 1 a n, dell'integrale tra 0 e 1 di che cosa? A con j di x con 0 più t volte x meno x con 0. Per adesso devo derivare la x con j rispetto a dt, non x con j, phi con j, ma phi con j è la coordinata jesima di questo. La coordinata jesima di questo, questa è una costante derivata fa 0, fa x con j meno x0 j per dt. Questa è la mia f. Ok? Allora, adesso io voglio fare df in dx con i. Calcolato in x. Allora, io voglio derivare rispetto a x con i. X con i qua, io qua sto integrando in dt, qui è come se fosse un parametro. Quindi posso portare la derivata sotto il segno di integrale. Integrale, questo, la con j è una funzione continua, anzi, pure c1, quindi. Non c'è nessun problema nel derivare sotto il segno integrale, non c'è dipendenza da x negli estremi di integrazione, quindi sto a posto, posso derivare sotto il segno integrale, l'abbiamo dimostrato. Quindi qua mi viene somma per j che va da 1 a n dell'integrale tra 0 e 1, e adesso devo derivare questo rispetto a x con i. Devo fare dI, facciamo tutti i passaggi, dx con i di a con j di x con 0 più t volte x meno x con 0 per x
fare questa derivata. Questa è la derivata di un prodotto. Quindi cominciamo a scrivere i primi pezzi. Somma per j che va da 1 a n, integrale tra 0 e 1. Quando derivo questo, diciamo il primo pezzo rispetto a x con j, rispetto a x con y, fate attenzione che io devo derivare prima rispetto a questa variabile iesima e poi la variabile iesima rispetto a x con y. Poi ve lo faccio vedere meglio. Però cosa mi viene? Mi viene t volte per la derivata di a con j rispetto a x con y calcolata in x con 0 più t volte x meno x con 0. E qua c'è x j meno x 0 j in dt più, lascio il più così non si può fraintendere che mi sono dimenticato questo. Cioè ho derivato i pezzi di sinistra nella somma. Ora ripeto, perché viene fuori questo t? Perché questo qua non è, qua non ci sta x con y, ci sta t x con y. Quindi per derivare rispetto a x con y devo derivare rispetto a questa variabile e poi questa variabile rispetto a x con y mi porta fuori al t. Poi lo faccio vedere in maniera più precisa e rigorosa. No, qua la derivata rispetto a x con y, qua c'è x con j, perché qua c'è j, la somma era su j. Dall'altra parte devo derivare questo rispetto a x con y, ma non mi, questo rispetto a x con y normalmente fa 0, cioè quando x con j è diverso da y fa 0, a meno che j non sia uguale a y e fa 1. Quindi cosa mi rimane? Mi rimane l'integrale tra 0 e 1 di a con j, a con y scusate, di x con 0 più t volte x meno x con 0 in dt. Perché quando derivo qua mi viene 1 e l'altro ci deve stare, però perché è la derivata del prodotto. Ok, adesso fatemi proseguire qua, che forse ce la facciamo a finire in una riga. Uguale adesso adopero l'ipotesi di chiusura. L'ipotesi di chiusura che dice che se scambio questi indici la derivata è uguale. Quindi qua mi viene somma per j che va da 1 fino a n dell'integrale tra 0 e 1 di t volte derivata di a con i rispetto a x con j calcolata in x con 0 più t volte x meno x con 0 per xj meno x0 j in dt più l'integrale tra 0 e 1 di a con i di x con 0 più t volte x meno x con 0 in dt. Allora, io dico che questo qua è, allora, prendete questa funzione qua, f grande di t uguale t volte per a con i di x con 0 più t volte x meno x con 0. Allora, andate a derivare. Quando derivo t mi viene questo. Quando derivo questo pezzo rispetto a t, devo prima derivare rispetto a ogni variabile e poi derivare questo rispetto a t, che è esattamente allora vediamo un po'. Che è esattamente quello che mi viene fuori, perché la t non l'ho derivata, ci sta moltiplicando. Quando derivo questo, quando derivo rispetto a t, mi viene fuori questo pezzo qua. Ok? Quindi questo è l'integrale tra
tra 0 e 1, poi anche questo lo faccio rivedere meglio, di f' di t in dt. Ma questo è uguale a f di 1 meno f di 0. Ma allora, quando io ci metto 0, qua c'è 0 e se ne va, quando ci metto 1 mi viene a con i di x. Disco 0 più x meno 0 fa x, a con i di x per 1 fa a con i di x, che è esattamente quello che dovrò dimostrare. Ok? Quindi mi sono rimaste tre cose, tre pendenze da pagare. Prima pendenza, parlare della definizione di insiemi connessi, e la faccio per ultima perché l'abbiamo lasciata indietro e poi è un po' più lunga, quindi può darsi, non lo so se ce la facciamo oggi, ma tra oggi e mercoledì mattina lo facciamo. Seconda pendenza, andare a vedere perché qua viene fuori la t in maniera più rigorosa. Terza pendenza, andare a fare questa derivata. Allora, la derivata è sempre la stessa cosa. Io, per esempio, come si fa? Allora, cominciamo dall'ultima, che è quella più semplice. Come si fa la derivata, diciamo, rispetto a t della funzione a con i? Derivo solo il secondo pezzo, no? Perché quello, il resto era di x con 0 più di volte x meno x con 0. Allora, questo è facile perché tu hai la composizione di due funzioni. La prima è la curva, x con 0 più di volte x meno x con 0. E la seconda è a con i, che ti manda in a con i di x con 0 più di volte x meno x con 0. Quindi, come si fa la derivata della funzione composta? Si fa, vogliamo cambiare questa che è il gradiente, quindi qua abbiamo d a con i di dx con 1 calcolato x con 0 più di volte x con x con 0, d a con i in dx con n calcolato x con 0 più di volte x meno x con 0, per lo jacobiano di questo. Ma lo jacobiano di questo è x con 1 meno x0 1 x con n meno x0 n. Quando fate il prodotto scalare o il prodotto matriciale, come stanno messi, viene esattamente questo pezzo qui senza la t. La t ci sta perché quando deriviamo questo la t sta molto. Quindi questo è ovvio, diciamo, non, forse non andava neanche scritto perché non è la prima volta che lo facciamo, ma ormai, cioè, voglio farlo una volta in più piuttosto che una volta in meno. Invece la seconda è calcolare questa derivata qua, ok? Questa derivata qua. Questa era la derivata che abbiamo detto, fa la derivata di questa per t. Allora, perché fa la derivata di questa per t? Fatemi cancellare questo. Allora, qui qual è la mia applicazione? La mia applicazione è quella che a x mi associa tx più 1 meno tx con 0, che sarebbe tx con 0 più tx meno x con 0, la stessa cosa. E poi questo, se preferite, e poi quella che ci calcola a con j sopra, quindi a con j di tx più 1 meno t, diciamo x con 0 più t volte x con 0. Allora, lo jacobiano di questa è sempre quello di prima, quindi lo jacobiano di questa è sempre d a con j
in io però voglio calcolare, sì, vabbè, dx con 1 calcolato in x con 0 più px meno x con 0 dea con j in dx con n calcolato in x con 0 più t volte x meno x con 0. Questa applicazione qui però non va da R in Rn, ma va da Rn in Rn. Quindi lo Jacobiano di questa è una matrice. Questa matrice come è fatta? È T, T, 0. Eh sì, perché tu quando derivi questo rispetto a x con 1, per cosa ti viene? T. Rispetto a x con 2 ti viene 0. Quindi è T volte la matrice identica. Quindi quando vai a fare la moltiplicazione, praticamente otterrai un gradiente che sarà esattamente questo gradiente moltiplicato per t. Ma io cosa devo calcolare? Quando devo andare a calcolare questa? Non devo andare a calcolare tutto il gradiente, mi serve soltanto la componente iesima. Quindi la componente iesima non sarà altro che la derivata iesima moltiplicata per t. Chiaro? Adesso penso che sia limpido, non chiaro. Ok, abbiamo pagato la seconda pendenza. Ah, vabbè, ci sta il tempo, quindi facciamo in tempo. Adesso andiamo a pagare l'ultima pendenza, quindi secondo criterio di esattezza è stato finalmente dimostrato. Allora facciamo così, oggi finiamo questo discorso sugli aperti, connessi, connessi per archi, eccetera. E mercoledì facciamo tutta, non so se è tutta la settimana prossima, sicuramente è tutto mercoledì, perché ogni volta rimiando gli esercizi poi si fanno sempre a singhiozzo. Faremo tutto mercoledì, faremo esercizi, faremo 3 ore di esercizi. Ok, perché abbiamo accumulato un po' di esercizi da fare sugli integrali doppi e tripli ancora, perché ne abbiamo fatti ben pochi, e poi adesso ci abbiamo da fare tutti gli integrali curvilinei di prima e seconda specie. Allora, che cos'è un aperto connesso? Se invece di avere un aperto, allora a noi ci interessano soltanto gli aperti, se qua ci fosse un insieme C, diciamo un insieme E in generale, l'unica differenza sarebbe che E dovrebbe essere contenuto in A con 1, cioè E intersecato con 1, cioè deve essere coperto agli insiemi, E intersecato con 1 deve essere diverso dal vuoto, E intersecato con 2 deve essere diverso dal vuoto, E intersecato con 1, E intersecato con 2 deve fare E. Nel caso di un aperto posso scrivere così, che è un po' più semplice, e tutto quello che non ho scritto nel dettaglio poi all'esame non lo chiedo. Questo è un aperto sconnesso, questa è una definizione. Ah, si dice connesso se solo se
Ah, non è scommesso. Allora, questi, vedete, sono i due pezzi. Sono aperti, non vuoti, disgiunti, fanno A e sono staccati. Quindi, un aperto fatto così è sconnesso. Se non è vero questo, è connesso. Ok? Definizione? A è un aperto di nuovo di Rn, qua siamo in Rn, A si dice connesso per poligonali se e solo se per definizione esiste una diciamo per ogni x1 x2 appartenente ad A esiste una poligonale diciamo che parte da x1 e arriva a x2. Che cos'è una poligonale? Definizione: una curva phi appartenente alle curve che partono da x1 e arrivano a x2 si dice poligonale, possiamo mettere pure con lati paralleli agli assi coordinati se e solo se per definizione phi è uguale a phi 1 unito phi k. Il segno di giustapposizione significa che la prima curva va da allora phi k diciamo di t è del tipo x diciamo un certo punto chiamiamolo phi k prendiamo t è compreso tra a e b. T AB è uguale a T0 di K. La Phi K di T è del tipo Phi K di T con K meno 1 più T volte meno più t meno t k meno 1 che moltiplica un certo e con j. E con j, jr, potete scegliere come vi pare. Che cosa significa questo? Faccio prima a fare la figura. Significa che io quando parto da t con 0 a t con 1 scelgo una direzione di un asse coordinato e mi muovo, per esempio in R2 abbiamo solo due direzioni, orizzontale e verticale, poi mi muovo in verticale, poi mi muovo di nuovo orizzontale, poi mi muovo verticale, poi mi muovo, capito?
qua purtroppo devo alternare sempre orizzontale e verticale, però se, se le direzioni fossero tre posso fare così, così, così. E alla fine riparto da x con 1 e arrivo a x con 2. Cioè x con 1 e x con 2 forse non sono x e x primo, chiamiamoli meglio, perché se no sembrano veramente stavolta le coordinate. Parto da x e arrivo a x. Allora, mettiamo che il mio insieme era fatto così. Allora, vedete che io per arrivare da x a x primo devo fare questo percorso qua. Posso fare questo percorso qua, non è che lo devo fare, posso farne anche un altro. Allora, noi ci si, poligonale sarebbe con molti lati, in realtà però per non appesantire la notazione non l'abbiamo scritto, però qua l'abbiamo scritto. Noi vogliamo che questi lati siano paralleli a un asse, ogni lato sia parallelo a un asse coordinato, perché così siamo sicuri che, cioè, più semplice di questo non ci stanno come curve, no? Io faccio dei, è chiaro che sono, poi questo simbolo di giusta posizione significa che la curva seguente inizia da dove è finita quella precedente, e se ci fate caso anche come t l'insieme su cui è definita questa qua sarà t compreso tra tk meno 1 e tk. Poi per la, quando scusate, qua ho tagliato, ho messo k, qua devo mettere h va da 1 a k. Questo j dipende da h, perché io ovviamente quando vado a fare il pezzetto hesimo mi posso muovere come gli va. Ok? Quindi stavo scritto qua. In questo caso lo dico connesso per poligonali, cioè io per arrivare, per esempio, mettiamola così, le città, diciamo, le strade americane, spesso le strade cittadine, vi ricordate il fatto che le strade, quasi tutte le cittadine americane hanno la pianta fatta così? E quelle sono connesse per poligonali, in quel senso, e tu vai lì, orizzontale, girato. Poi c'è, vabbè, sta quella diagonale, ma tu puoi sempre andare da un posto all'altro in orizzontale e verticale, trascurando quelle poche strade. Ok? Ok. Allora, in realtà quello che mi interessa è stabilire che un aperto è connesso in Rn se e solo se è connesso per poligonale. Questo perché ci serviva? Se vi ricordate il primo criterio di esattezza, ci serviva a dire l'aperto è connesso, io fino a x ci posso arrivare, io ho fatto una curva genetica, però a questo punto ci posso arrivare con una poligonale. Poi, quando sto intorno di x, poi ho detto mi muovo da x a x più t con i, dritto per dritto. Ma questo quando lo posso fare? In un piccolo intorno. Che sicuramente se prendo un piccolo, siccome l'insieme è aperto, se prendo un intorno abbastanza piccolo, la sferetta di raggio T è contenuta in A e quindi mi posso muovere dritto per dritto. Ma a questo punto poligonale, aggiungo un pezzettino, rimane una poligonale. Quindi diciamo, va bene, la dimostrazione questo non mi serviva, però diciamo che la cosa importante è sapere che se un insieme è connesso per poligonali e viceversa. Ora, di queste due implicazioni, una è facile. Allora, proposizione. Non cancelliamo nulla, qua andiamo a scrivere la proposizione sull'altro davanti. Questa proposizione la do per facoltativa, quindi non, diciamo, è obbligatorio da portare all'orale. Sicuramente chi vuole
magari cioè non è che se mi dite questa proposizione prendete un voto alto, bisogna prima che io ve la chieda, che vuol dire che dovete prima esservi guadagnati una base di partenza. Beh, poi non è manco che sia così difficile. Allora, la proposizione qual è? Vediamo qua perché tanto ce la dovremmo fare. A contenuti in RM aperto è connesso se solo sì A è connesso per poligonale. Ok. Allora, la implicazione facile è questa qui. Se un insieme è connesso per sì, okay. Se un insieme è connesso per poligonali è anche connesso. Allora, come funziona? Supponiamo per assurdo A non connesso. A uguale a 1 unito a 2, eccetera. Prendiamo x in A1 e x' in A2. Noi sappiamo che esiste una poligonale che appartiene alle poligonali che congiungono x a x'. Poligonali che congiungono x a x', di quel tipo che abbiamo detto là. Allora, quindi questa poligonale chiamiamola phi, allora abbiamo phi di A uguale x e phi di B uguale x'. Allora, se noi andiamo a vedere, consideriamo l'insieme dei x, delle t, tale che phi di t appartiene da 1. Questo è un aperto, per quale motivo? Phi è un'applicazione continua. La controimmagine tramite un'applicazione continua di un aperto e un aperto. Questo qui lo chiamiamo, come vogliamo chiamare, Egon 1. E chiamiamo Egon 2 l'insieme delle t tali che phi di t, diciamo t tra a e b, t tra a e b, phi di t, t tra a e b sta in A2. Allora AB è uguale, diciamo è aperto nella topologia indotta, cioè AB è uguale a E con 1 unito E con 2. E con 1 ed E con 2 non sono vuoti e E con 1 ed E con 2 sono aperti nella topologia indotta da R su AB. Cioè sarebbe a dire R c'ha una topologia che abbiamo studiato l'anno scorso. Quando prendo l'intervallo chiuso AB, chi sono gli aperti di AB? Sono le intersezioni, gli aperti di R con l'insieme AB. Modulo questi, questi sono due aperti non vuoti, disgiunti, che mi danno tutto AB. Siccome sto nello spazio AB, cioè non sto considerando tutto R, ma sto considerando come spazio metrico AB, perché se sono spazio metrico, se insieme uno spazio metrico è uno spazio metrico con la topologia indotta, e quindi AB è, sappiamo che è connesso, mentre diciamo l'unione di questi due
dice che avvisa il connesso, perché sono non molti di giudici che fanno il connesso. A questo punto questo mi dice che se è connesso col poligonale è connesso. Ok? Non mi serve più preciso di così, oppure se qualcuno vuole dei dettagli ulteriori, poi glieli posso dare. Diciamo. A riferimento. Perché altrimenti dobbiamo andare a parlare troppo di matematica. Diciamo, quello che mi interessa invece è l'implicazione opposta. L'implicazione opposta è un po' più complicata. Diciamo, questa è semplice nella sostanza, è complicata nella forma perché richiederebbe la precisazione di qualche concetto di matematica, oppure richiede che dia delle definizioni ad hoc, cioè in un modo o in un modo o nell'altro dovrei perdere 10 minuti e sarebbero quasi comunque buttati. Ad hoc sarebbero 10 minuti sprecati solo per questo argomento, e se invece volessi fare un discorso generale sarebbero 10 minuti buttati perché diciamo poi quell'argomento non verrebbe sviluppato ulteriormente. Invece mi interessa questa indicazione. Allora, prendiamo x con 0 appartenenti ad A. Allora io prendo A con 1 l'insieme degli x tale che esiste una poligonale che va, parte da x con 0 e arriva a x, e degli x appartenenti ad A, e prendo A con 2 l'insieme degli x appartenenti ad A tale che esiste, non esiste una poligonale che parte da x con 0 e arriva fino a x del tipo di primo. Ok? Ok. Allora, notiamo che A con 1 e A con 2, allora, A con 1 unita con 2 fa tutto A, perché la poligonale o ci sta o non ci sta. Poi A con 1 è diverso dal vuoto, e poi quello che ci manca da dimostrare è che A con 1 e A con 2 sono aperti. Perché sono aperti? Beh, guardate, se io posso arrivare fino a x con una poligonale, io posso muovermi da x in tutte le direzioni aggiungendo un pezzetto di poligonale, quindi posso chiaramente arrivare in un intorno sferico di x. Se io prendo un intorno sferico di x abbastanza piccolo in maniera tale da rimanere dentro A, parto da x in tutte le direzioni, diciamo x è come il centro della sfera, va bene come centro sfera, quello è un insieme stellato rispetto al centro della sfera, quindi aggiungendo sì vabbè, uno dice ma qua in diagonale come ci va? E ci vado prima in orizzontale e poi in verticale, oppure se siamo in dimensione n devo fare n trattino, ma in ogni caso ci posso arrivare. Per cui A con 1 questo insieme qua è aperto, cioè se posso arrivare a x posso arrivare tutto in un intorno sferico di x, e quindi questo insieme è aperto, diciamo gli x che posso raggiungere sono tutti interni, quindi sono n0. Ma anche quelli che non posso raggiungere sono interni, perché se io non posso raggiungere x non posso raggiungere neanche un punto di una sferetta con, diciamo che allora se x sta in A, prendo una sferetta che sta ancora in A, allora questa è A, allora se arrivassi a un punto della sferetta faccio il percorso che va dal centro della sferetta alla sferetta, a questo punto al contrario, quindi se raggiungo un punto della sferetta raggiungo pure x, quindi se non raggiungo x non posso raggiungere nessun punto di una sferetta con te, diciamo, che di centro x e con te, quindi anche questo insieme è aperto. Allora cosa ne segue? Ne segue che io ho trovato due aperti disgiunti, perché quelli sono disgiunti per posizione, l'unione fa A e il primo non è vuoto. Se il secondo non fosse vuoto la terza sarebbe sconnessa. Se vi ricordate la definizione di sconnessione, è unione di due aperti non vuoti e disgiunti
che unione due aperte non vuol dire disgiunti. Adesso unione di due aperti, uno è vuoto, sono disgiunti, qual è l'unica possibilità che rimane? Chi ha con due è vuoto, perché se non fosse vuoto l'ipotesi sarebbe violata, cioè che l'insieme di partenza fosse connesso sarebbe violato. Ok? Ok, ripeto, questa proposizione è facoltativa, quindi non mi fraintendete. Diciamo, però quello che per capirci, quando parliamo liberamente, diciamo l'aperto è connesso, quindi è fatto un pezzo solo, e poi quando diciamo l'aperto è connesso, quindi posso andare con una curva da qui a lì, lo dico perché è vero. Perché diciamo, se l'aperto è connesso, io posso trovare addirittura una poligonale con lati paralleli agli assi coordinati per muovermi tra due punti dell'insieme. Ovviamente, se mi voglio muovere in maniera curvilinea, magari faccio prima, in certi casi. Però, va bene? Ok. Oppure in diagonale. Strada retta è sempre quella più corta, però diciamo dipende che cosa significa faccio prima. Comunque. Vabbè, allora facendo un attimo il riepilogo velocemente, se abbiamo tempo, sì, ci abbiamo un po' di tempo. Allora ripetiamo, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto l'integrale delle curvilinee delle forme differenziali, abbiamo visto che questi dipendono in generale, dipendono dal percorso e dipendono pure dal verso di percorrenza. Abbiamo visto che però su una curva semplice regolare a tratti, regolare a tratti significa che la giusta posizione di curve regolari, così come prima avevamo la giusta posizione di segmentini, su una curva semplice regolare a tratti dipende solo dal verso di percorrenza. Questo l'avevamo già visto l'altra volta. Oggi invece abbiamo visto che ci sono alcune forme differenziali, cioè quelle esatte, in cui il tutto dipende solo da dove parto e dove arrivo, e implicitamente quindi anche dal verso di percorrenza, però solo da dove parto e dove arrivo. Queste si chiamano forme differenziali esatte. Una condizione necessaria perché una forma differenziale esatta è che l'integrale lungo ogni cammino chiuso sia nullo. Questa condizione è anche sufficiente se l'aperto è connesso, perché altrimenti se no semplicemente il cammino non c'è proprio tra due pezzi sconnessi, no? Come lo congiungo un punto che sta qua con un punto che sta là, nelle due componenti connesse, diverse. Poi abbiamo detto che se la forma differenziale di classe C1, una condizione necessaria per essere esatta è che la forma differenziale sia chiusa. Questa condizione non è sufficiente, però la non sufficienza non dipende da problemi che le forme differenziali chiuse non sono esatte moralmente, ma dipende da un problema sulla geometria del dominio. Cioè, se la forma differenziale è di classe C1 ed è chiusa e l'aperto non ha buchi, in matematica si dice semplicemente connesso, allora la forma differenziale è esatta. Noi però l'abbiamo dimostrato in un'ipotesi un po' più forte, che l'aperto sia stellato. Quindi noi la definizione di buco non l'abbiamo data proprio, e quindi sappiamo che se l'aperto è stellato, cioè esiste un punto dal quale posso unire tutti gli altri punti del mio aperto con questo punto tramite il segmento che li congiunge, cioè dritto per dritto, allora l'aperto si dice stellato. Su questi aperti sicuramente il teorema vale, e quindi questi aperti non hanno buchi. Infatti moralmente abbiamo fatto capire che questi aperti buchi non ne hanno. Detto questo, mo ci rimane da fare una caterva di esercizi. Ora abbiamo esercizi, ripeto, integrali doppi, integrali tripli, integrali doppi qualcuno abbiamo fatto, ma non tanti. Integrali doppi, integrali tripli, integrali curvilinei di prima e seconda specie. Qualche esercizio, ripeto, l'abbiamo già fatto, però ne dobbiamo fare molti di più. Per oggi basta.